Un po' di rammarico sicuramente perché, visto come è andata la partita, un pizzico di amaro in bocca c'è rimasto perché è logico che quando incontri una squadra come la Lazio che nel loro campionato, nel loro girone del campionato primavera stanno facendo cose importanti e te riesci a giocare, diciamo, alla pari con loro perché la partita era in equilibrio. Era evidente che si sarebbe risolta grazie a degli episodi, come è giusto che sia nel calcio, perché ci sta quando le partite sono in equilibrio, poi sono gli episodi che fanno pendere l'ago da una parte o dall'altra. Dispiace quando magari l'episodio viene dalla parte arbitrale con dei torti, insomma, abbastanza evidenti. Possiamo far meglio forse non contro una squadra del genere, perché abbiamo incontrato una squadra che è molto aggressiva, molto muscolare, che ti impediva, insomma, di poter fraseggiare in maniera relativamente tranquilla. E perciò sicuramente da quel punto di vista lì possiamo, sappiamo far meglio. Però dal punto di vista dell'impatto agonistico e emotivo anche della partita, sicuramente molto bene. Giocando così rapida, in successione così rapida le partite, è logico che il dispendio sia energetico che nervoso, scusate, è notevole. E però è logico che dal punto di vista così dell'entusiasmo può darti uno slancio importante. Ma diciamo sì, un po' di rammarico per quell'occasione mancata, però mi interessa soprattutto la squadra. Ma come sempre ce la mettiamo tutta, poi analizziamo partita dopo partita. Di sicuro ci mettiamo la massima concentrazione su ogni avversario che viene. Diciamo che il turno di Viareggio, come ha detto il mister a noi prima di giocare, il torneo più importante per le giovanili. Diciamo che noi siamo un gruppo ben unito e la tensione ce la vogliamo, diciamo, Vicenda. insieme a vicenda, sì.